Ilaria, Mirko, abbiamo visto molti dei vostri colleghi all'opera in quella che è stata la prima edizione di Pipino il Breve. Non sperate di cavarvela così, perché adesso ci fate ascoltare il duetto d'amore, che è la vostra esibizione forse più bella. Grazie. Assolutamente. Allora. Amori, 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 quanto cosi ti dassi, quanto cosi t'attari. Amori, amori, chi mi vieni a dire, senza di te come potessi fare. Amori, 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 non ci ponno tempesti, posto tari st'amore. Ramuzzi profumati chi ne sciuri, un talume petto zerra. Venissi di nivo vidiri l'effetto talume cori trovi stampato luto. Ilaria, Mirko, abbiamo detto 4 mesi di tournée, stamattina siete qui per festeggiare questo grande successo, tutto esaurito, altre 2 settimane di spettacolo, perché tante erano le richieste del pubblico, degli appassionati e degli amanti, ma bisogna dire grazie, oltre a Tony Tucchiara ovviamente, anche grande a tutti. Tony! Ciao Tony! Tony, sì. Anche agli attori che questa mattina non sono qui con voi, sembra giusto ricordarli. Assolutamente. Allora, volevo ringraziare tanti. Infatti Tuccio Musumeci, Pippo Pattavina, Anna Malvi, Canza Lauricella, Leonardo Marino e anche una nuova proposta insieme a, diciamo, a noi, Laura Geraci, che
che chiaramente nel ruolo di Falista, poi essere Anzalone. Ringraziare il Teatro Stabile, che ha ripresentato questo grande successo, perché è una macchina da guerra questo spettacolo, è perfetto, è un orologio. E quindi Giuseppe Di Pasquale, che ha permesso di ripresentarlo ancora al 50° anniversario. Quando si dice che la gente non va a teatro, non è vero, non bisogna solo presentare. Vanno a vedere le cose belle. Dei belli spettacoli. Grazie a Mirko Petrini.